Non si sono registrati grossi problemi in Toscana nel primo giorno di controlli per il Green Pass. Due i grossi cambiamenti in vigore da oggi fino al 15 gennaio. Il primo riguarda il fatto che il Green Pass è necessario anche per salire su tranvie e bus urbani e extraurbani. Autolinee Toscane era presente in circa 25 fermate a Firenze, con un'ottantina di uomini in più in tutta la Toscana per fare controlli a campione sui passeggeri in salita o in discesa. Lo sarà per tutto il periodo delle festività, dalle 6.30 alle 19.30. Con loro una pattuglia della Polizia Municipale pronta a intervenire in caso di problemi. Gli unici che possono controllare anche i documenti o comminare l'eventuale sanzione amministrativa di 400 euro. Un cambiamento che in generale è stato ben accolto. Mi rassicura, sì. Magari ce ne fosse di più. Meglio controllare, mi sembra. Quando si fa vaccino, allora è meglio. No, non mi ha dato fastidio, penso sia giusto. Nessuna criticità è stata segnalata da FS sul fronte del trasporto ferroviario in Toscana, con controlli effettuati dalla Polfer in bar e ristoranti all'interno delle stazioni. Anche le forze dell'ordine sono state impegnate in controlli a campione alle fermate, ma anche con la polizia municipale, nei mercati. Quasi tutti in regola, chi non ha il Green Pass è perché ha il certificato di esenzione o un pass non valido perché straniero. L'altra novità riguarda un rafforzamento delle restrizioni per i non vaccinati. Chi ha il Green Pass da tampone, quello base, non potrà più sedersi all'interno di un bar, consentito il bancone, al ristorante, andare a teatro, al cinema, in discoteca o allo stadio. Il governo ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti, ma in generale per moltissime attività occorrerà essere vaccinati o guariti dal Covid. Non occorre fare niente, l'app che controlla è già stata aggiornata e rileva se si è in possesso del Green Pass base o di quello rafforzato. Una misura che piace ai commercianti. Beh, questa è l'assicurazione, la garanzia di non dover chiudere, perché sarebbe un colpo di grazia